Professore Martino, Einaudi, Luigi Einaudi, tutti si riempiono la bocca di Einaudi. Oggi in Italia è dimenticato o qualche lezione di Einaudi, qualche predica di Einaudi ancora è applicata? Le cose importanti credo che le abbiano dimenticate. Vede, per esempio, Luigi Einaudi era favorevole della moneta comune europea perché era contrario alla sovranità nazionale in campo monetario. Scrive: chi ricorda il malo uso che della sovranità monetaria hanno fatto gli stati nazionali, utilizzando il torchio dei biglietti per finanziare le spese pubbliche, finanziandole cioè con la più iniqua delle imposte, che è l'inflazione, non può che essere favorevole a che tale sovranità venga loro tolta. Ora, questo pensiero di Einaudi andrebbe rivisitato oggi, perché una delle ragioni a favore della moneta europea era proprio evitare gli abusi della sovranità monetaria che hanno caratterizzato il XX secolo. Ma il quantitative easing di Draghi che cos'è? Stampa moneta. Stampa moneta acquistando titoli del debito pubblico, cosa che i trattati non gli consentirebbero. Ma dicono che ci ha salvato questo torchio che geme. Perché non tengono conto del fatto che la politica monetaria non produce i suoi effetti subito. Vede, le decisioni politiche monetarie vengono prese con informazioni che sono relative al passato, ma producono i loro effetti in futuro e con un ritardo la cui lunghezza non è conoscibile a priori. La decisione di Mario Draghi di allentare la politica monetaria non hanno risollevato le economie europee dalla recessione quanto lui sperava, ma produrranno i loro effetti probabilmente in un futuro, quando produrranno un problema di segno opposto, cioè verseranno fuoco benzina sul fuoco l'inflazione. Senta, però lei ha avuto la fortuna di conoscere dal vivo Milton Friedman. Come l'ha conosciuto Milton Friedman? Si ricorda un caso? Questa è una storia che va raccontata. Io ero andato a Chicago anche perché sapevo di Friedman, però ero laureato in giurisprudenza a Messina, l'università di Messina a quell'epoca, la facoltà di giurisprudenza era una delle migliori del sud Italia, però esisteva un rapporto di deferenza fra gli studenti e i professori. Noi ci alzavamo in piedi, battevamo le mani quando entrava, ci alzavamo in piedi, battevamo le mani quando usciva, non si avvicinava un professore. E allora, arrivato a Chicago, impiegai 2 mesi per trovare il coraggio di andare a trovare Friedman. Finalmente vado a trovare Friedman. C'era Gloria Valentine, la sua segretaria. Dico: io vorrei un appuntamento col professor Friedman. Quello è l'ufficio. Dico: no, un appuntamento. Batti e entro. Ma come, bussava e entrava nell'ufficio di Friedman? Busso, apro. Dice: entra e siediti. Milton Friedman non era molto alto di statura, aveva i piedi sulla scrivania, arrivavano a stento dalla sedia alla scrivania, era molto poco abituato ai professori di Messina, immagino. Non sembrava tanto autore. Appena iniziò a parlare, immediatamente diventato un gigante, non era più il piccoletto con cui avevo cominciato a parlare. E poi alla fine del colloquio gli dissi: io la ringrazio molto per il tempo che mi ha dedicato, io sono pagato anche per questo, mi ha detto. Cominciato ottobre 66 un'amicizia che è durata per 40 anni fino al 31 luglio del 2006, quando come ogni anno gli telefonavo per fargli gli auguri. Gli telefono, avevamo appena perso le elezioni e quindi io non ero più ministro. Antonio, you're out of business. Hai perso il posto, è vero che l'avevo perso, perché avevo perso le elezioni e poche settimane dopo morto. Senta, ma nel 94, quando invece è diventato ministro, l'ha sentito Friedman? Io, prima di candidarmi, ho telefonato a Friedman. Gli ho detto: senti, Berlusconi vorrebbe che mi candidassi, io non so che cosa fare, tu che mi diresti? Se ti capisco, mi ha detto. Tu sei un economista accademico, quindi non devi fare compromessi. In politica invece i compromessi vanno fatti. Ma va bene, puoi fare i compromessi sui dettagli, ma mai sui principi. Io ero così contento della risposta che non gli ho chiesto quale fosse la differenza tra dettagli e principi.
Però dopo aver parlato con lui capii che fra le cose a cui tenevo, cioè le cose importanti, i principi, c'era la mia fama di economista coerentemente liberale. Decisi quindi che non avrei mai accettato un ministero. Qualcuno gliela gliela... Molti me l'hanno rinfacciato, ma non... Ma Milton Friedman è veramente, dal punto di vista accademico e scientifico, è l'inventore della flat tax? No, non è l'inventore della flat tax, è uno che ha riscoperto una vecchia idea che probabilmente risale a qualche studioso di scienze di finanza italiano, ma lui però l'ha proposta nel 1952. Quindi forse un po' di anticipo rispetto a tutti. Un po' di anticipo l'aveva. E che ora nel 2018 stiamo discutendo di questa come se fosse un'idea venuta da Marte, dimostra quanto in anticipo sui bei tempi fosse Friedman. Che il ministro dell'economia Padoan dica che è un'idea da fatina azzurra, dimostra che è soltanto un anonimo burocrate che non riesce a vedere al di là delle cose di tutti i giorni di cui si è occupato. Se lui spostasse il suo sguardo dalla quotidianità, si renderebbe conto, primo, che ovunque è stata tentata ha avuto successo, secondo, che è esattamente quello di cui ha bisogno un paese con la demografia che ha l'Italia per poter ripartire. Senta, flat tax, altra grande invenzione di Friedman, penso che sia almeno questa sua, è l'imposta negativa sul reddito. Perché le due cose erano collegate. Quelli che parlano ora reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, non hanno la minima idea. Lui, sempre nel 1952, aveva collegato la flat tax con l'imposta negativa sul reddito. Che cos'è l'imposta negativa sul reddito? Chi percepisce un reddito inferiore al minimo tassabile oggi non paga niente e basta. Invece lui suggeriva di dargli una percentuale della differenza fra il reddito che aveva e il reddito stabilito, minimo. Con che si garantiva a tutti un reddito, e effettivamente era un po'. C'è un'obiezione che ma doveva essere sostitutiva di tutti i programmi di welfare esistenti, non aggiuntiva, perché sennò avrebbe. Però un'obiezione gliela faccio su questo da liberale. Si può dire che questo crea controlli, burocrazie, disincentivi? No, la ragione vera per cui io, che ero un fautore dell'imposta negativa sul reddito, quando la Biblioteca delle Libertà del Centro di Navi di Torino pubblicò lo studio dell'Ox. Me lo ricordo, in cui non citarono mai Friedman in quello studio, incredibile. Ed è contrario al... Sì. Io feci la prefazione in cui ero favorevole, però dopo uscì un saggio di uno studioso del Virginia Polytechnic Institute americano che dimostrava, dati alla mano, che l'unico inconveniente è che crea una categoria di persone perennemente dipendenti dalla carità pubblica, cioè una volta entrati nell'imposta non se ne esce più facilmente. Ma allora il rimedio è semplice, ed è quello di farlo a tempo, cioè te la garantisco per 5 anni, per 10 anni, per 15 anni, però poi dopo devi lavorare. Terza grande intuizione liberale, questa è anche molto italiana, il buono a scuola, oltre che quella di... Questa è l'idea a cui lui teneva di più. A Friedman? Sì. Di queste tre lei dice che quella a cui ci teneva... Tanto che ha lasciato tutti i suoi beni, e anche quelli della moglie, alla fondazione Milton e Rose Friedman, che promuove negli Stati Uniti il buono scuola, perché sosteneva che quella è veramente una proposta che, reintroducendo la concorrenza nel settore scolastico, farebbe riemergere le classi sociali che oggi non riescono ad avere una buona istruzione, quindi non salvo i livelli. Sono vecchie le teorie e i lavori di Friedman alla luce di quello che sta cambiando, la rivoluzione digitale? Guarda, lui sosteneva, io sono liberale, ma non un liberale del XX secolo, perché in America libero significa di sinistra, cioè, sono un liberale del XIX secolo. Io gli risposi, tu non sei un liberale del XIX, sei un liberale del XXI secolo. E la realtà lo dimostra, tante sue idee che non sono mai state tentate, ora vengono... Professore, le faccio una domanda che voglio capire come risponderebbe lei a questa grande obiezione che si fa oggi. Sono dei giganti, Facebook, Google, che hanno il 90% del mercato. Quale sarà? È da liberali pensare che sia il mercato a scansarli o si deve fare qualche cosa? Guardi, questo è il famoso dibattito sulla legislazione antimonopolio. E in realtà
nel lungo periodo questi monopoli non sopravvivono. Li prenda per esempio le ferrovie, sembravano essere assolutamente un monopolio naturale. Lo sviluppo dei trasporti nel settore aereo, nel settore stradale, eccetera, ha fatto sì che le ferrovie hanno perso il loro potere, negli Stati Uniti veramente quasi non esistono. E questo è vero per un gran numero di questi quasi monopoli di cui, sì, cui lei accennava, nel giro di qualche anno, con qualche nuova invenzione, saranno competitivi e probabilmente... E oggi distruggerli o spezzettarli farebbe un danno? Assolutamente, assolutamente. Vede, la regolamentazione antimonopolistica in genere viene fatta sulla base delle richieste dei monopoli. Per mantenere una rendita ed essere protetti da... Certo. La barriera giuridica dice più forte di quella... Finisce col proteggerli anziché farli aprire. Chi sono i grandi liberali oggi, professore Martino, in giro per il mondo? Se lei dovesse consigliare a qualcuno, leggete, vedete, informatevi, non c'è più Friedman. Guarda, cioè, i grandi liberali che ho conosciuto io oggi non ci sono, perché io ho avuto la fortuna di conoscere Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Sidler e così via, Ronald Coase. Questi non ci sono. Ci sono ancora liberali più giovani di loro, ma sempre anziani, come per esempio Roland Fauber in Germania, Pascal Salin in Francia, Pedro Schwarz in Spagna, ce ne sono molti, ma non sono all'altezza, perché vede, gli uomini sono il prodotto anche delle circostanze. Io sono convinto che se non ci fosse stato Hitler, noi di Churchill non sapremmo niente, probabilmente penseremmo che era un modesto pittore e uno storico. È diventato Churchill grazie a Hitler. E quindi questi grandi liberali sono diventati tali perché c'era la società. Era il momento, lei pensi al momento in cui venne fondata la Open Society, 1947, allora sembrava che solo lo statalismo potesse avere un futuro. E questi avevano visto il pericolo e si incontrarono. E quello era il più grande mazzo di liberali. Abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di economia, di istruzione e di mercato. Una cosa le voglio chiedere, che è più filosofica. E il filo rosso che lega tutte queste cose di cui ci siamo parlati è quella che qualcuno potrebbe definire l'invidia sociale. Tu hai di più, c'è la disuguaglianza, non te lo meriti. Perché questo virus comunque ce lo portiamo presso da millenni? Guardi, un membro della Open Society, un tedesco, Hermann Scherer, ha analizzato il problema dell'invidia. Lui dice che l'invidia da sola non fa male a nessuno, solo all'invidioso. L'invidia fa star male chi invidia, non chi è invidiato. E la paura dell'invidia e il tentativo di placarla che crea problemi. Le politiche redistributive del reddito fanno danno. E qual è lo scopo delle politiche redistributive? Redistribuire, placare l'invidia, non solo, ma sono controproducenti, perché la gente invidia le differenze piccole, non le differenze grandi. Nessuno invidia Bill Gates. Nessuno invidia Bill Gates. Ma il vicino con la Porsche? No, ma il collega che ha avuto un aumento di stipendio di 150 euro, uno lo invidia, cioè, invece il miliardo Berlusconi, affari suoi. Sì. E quindi lei dice che il vero tema sono non tanto l'invidia, ma la paura e gli strumenti che vengono... La paura dell'invidia e il tentativo di placarla. Benissimo. Grazie, professor Martino.